Vietato fare il bagno alle ghiaie, la spiaggia simbolo di Portoferraio, l'arenile che da sempre si caratterizza per un'acqua eccellente, cristallina e piena di vita animale e vegetale. Da un campionamento compiuto dall'ARPAT, infatti, sono risultati fuori parametro alcuni valori, quello delle Escherichia coli e degli enterococchi intestinali, e l'Agenzia regionale ha ritenuto l'area temporaneamente non idonea alla balneazione. Da qui l'ordinanza del sindaco che il 9 di agosto si è trovato di fronte, quella che definisce una vera e propria tragedia per l'immagine di Portoferraio e dell'Elba. Dobbiamo capire da chi è stata provocata e punirlo in maniera esemplare, ci dice al telefono il sindaco Roberto Peria, perché non è possibile creare questi problemi che provocano danni d'immagine ed economici. Una storia iniziata a fine luglio, quando arrivano le prime ma ripetute segnalazioni su cattivi odori percepiti nell'area delle ghiaie. A quel punto ASA chiede all'ARPAT di procedere in via cautelare con prelievi che vengono effettuati il 31 luglio, da cui però tutti i parametri risultano nella norma. Ma continuano fenomeni strani come cattivi odori e schiumette nell'acqua, anche dovute ai persistenti venti di maestrale. Vengono quindi effettuati nuovi campionamenti da parte dell'Agenzia regionale il 6 agosto, che evidenziano questa volta un inquinamento importante da Escherichia ed enterococchi. L'ipotesi più probabile di primo acchito è stata quella di una rottura nella condotta che dal grigolo scarica lo scoglietto. È stata la prima deduzione, spiega Peria, ed anche se questa ipotesi non sembrava compatibile con le correnti di maestrale, ASA ha predisposto proprio ieri mattina verifiche con un suo sommozzatore che non hanno evidenziato anomalie. Ora resta da verificare il tratto più profondo, quello su un fondale di 60 metri che ASA ha programmato per lunedì prossimo, essendo necessarie attrezzature più complesse. Non contenti, abbiamo chiesto sempre ad ASA di verificare tutte le fognature nella zona lato mare, continua Peria, ma anche questi hanno dato esito negativo. Considerato che l'inquinamento è piuttosto importante, abbiamo escluso uno sversamento da una barca, o è la condotta, ma sembra improbabile, o qualcuno che ha avuto un comportamento scorretto e reiterato nel tempo e che noi intendiamo scoprire. Dopo l'ordinanza a tutela della salute pubblica, Comune e ARPAT hanno proceduto con nuove analisi i cui risultati saranno però noti solo lunedì 12 agosto. Stiamo quindi procedendo su più fronti, termina il sindaco, nuovi campionamenti con ARPAT, le ispezioni a tappeto dei vigili urbani per individuare l'autore. Sento una grande rabbia personale e istituzionale. Voglio sapere chi è il responsabile di questo inquinamento, ha concluso Peria, che impedirà per tutto il fine settimana di fare il bagno in una delle nostre spiagge più belle.